Ecco, ho realizzato il secondo esercizio, mi sono permesso di fare qualche modifica aggiungendo un timer e mettendo un selettore inizio ciclo. Benissimo, iniziamo il nostro ciclo, come vedi la pompa inizia a funzionare, il serbatoio inizia a riempire, la valvola di scarico è chiusa. Inizia a salire il livello fino a quando il minimo si riempie e sta qui. La pompa inizia a riempire fino a quando non arriva al massimo. Arrivato al massimo, la pompa smette di funzionare, aspetta 3 secondi ed è partito il ciclo di scarica. Non appena il ciclo di scarica svuota il serbatoio sotto il livello massimo, così la pompa si riattiva e inizia a riempire di nuovo il serbatoio. Dopodiché, una volta che si porta a livello massimo, si attiva il ciclo di scarico e scarica. E così, andando avanti, la pompa carica il serbatoio, la sonda rileva che il serbatoio è pieno e parte lo scarico. A questo punto ho finito di fare il mio ciclo, resetto, si ferma tutto e come vedi i due selettori rimangono pieni perché il serbatoio, diciamo, non si è svuotato. Ok? Non ho la necessità di attingere del liquido. Non appena io inizio il ciclo, aspetta 3 secondi sempre e si attiva il ciclo di scarico. Se malauguratamente non dovesse funzionare la sonda di minimo, si ferma tutto, come è giusto che sia. 3 secondi e si attiva il ciclo di scarico. Si svuota il serbatoio, si riempie A, si riempie B, smette di andare la pompa. Inizia a scaricare, scarica, scarica A e scarica B, la pompa riempie e lo scarico si chiude. Malauguratamente dovesse arrivare al livello massimo col minimo spento, è una condizione non realistica, la pompa smette di andare anche il ciclo di scarico. Con questo spero di essere stato un po' più esaustivo e chiudo. Ciao, fammi sapere il commento.